Ehi, ehi! Si ritirano, se ne vanno! È fatta, è fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso, non fateli scappare! Ammazzateli dal primo agli ultimi! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo, quello stronzo è già nostro. Dick, grazie al cielo, andiamo. Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato. Ehi, culo pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sì, io... non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok. Ok. Che notizia. Che notizia. Ma voglio conoscerla. Deve essere... eccezionale. Se è sopravvissuta... come la mia Elizabeth. Tieni, Mike. Ecco. Mike. Mike, prendi questo. No, no, non la voglio. Basta. Ecco, tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No, no, noi insieme possiamo farcelo, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Mi sbagliavo, io mi sbagliavo. No, mi sbagliavo. Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. Ricky. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Non è semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui. E come ha sempre fatto, lo voleva convincere. Ma... ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... beh, ne rimangono altri. Molti altri. Io li ho visti. Sono stato al loro campo. E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima... Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, 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 hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene, allora vai. No, io non voglio scappare, senti. Ok, di a Boozer di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, sì, sì, ci servirà un camion, grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano?
Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece sarà? Beh, lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un buon piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Mm-hmm. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti. Come procede? Stai indietro. Ehi, Dick. Ehi. Questo cos'è? Oh, chiedi a lui. Beh, un camion è come un carro armato. Così ho pensato di riconvertire questa. Porca. Credi funzioni? Vediamo subito. Ok. Alla grande! Ora va riempito. So dove trovare il fertilizzante. Picchiamo appena ho fatto. Ok. Ehi! Mi serve... Quello cos'è? Un regalo di Ricky. Per la moto è presto. Ma posso cambiare marcia su un camion. Wow. Puoi fermarti lì? Ok. Bene! Dovrebbe andare! Ok, cosa manca? Il creosoto. Ti chiamo quando sono pronto. E dove le trovi 100 galloni di creosoto? Non lo vuoi sapere. Che cazzo, Dick? Mi sono perso il meglio. Già, la prossima volta io guido il camion e tu pensi ai furiosi. Perché no? Ok, adesso accosta laggiù. Come vuoi. Ok, bene. Ora torna al campo, ci vediamo lì. Okay. E Boozer... Guida con prudenza. Cosa credi? Che mi faccia saltare in aria? Dovrebbe essere tutto pronto. Sì. Ricky ha fatto questo per il volante. Guidiamo verso l'ingresso, saltiamo e addio milizia. Te la senti? La strada è lunga. Guidare con un braccio solo non deve essere uno scherzo. Non è stronzo. Boozer, potrebbe essere un viaggio di sola andata, lo sai? Meglio. Così non guido al ritorno. Certo che me la sento. Beh, perché in fondo... Solo due motociclisti sono adatti a un'impresa così idiota.
Già. Quindi vogliamo farlo davvero? Sicuro, cazzo. E a quanto pare verrà anche Ricky. Come va, Dick? Bella giacca, ti sta bene? Ricky, Eddie... apprezzo l'aiuto, ma io e Boozer abbiamo una cosa da fare. Si è sparsa la voce. Il tuo discorso ha smosso più animi del previsto. Te l'ho detto, non puoi farcela da solo. Sta tranquillo, non lo fanno per te, lo fanno per lui. Per Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Ok! Sentite, il piano è questo! Io e Boozer faremo saltare in aria l'ingresso nord, così da attirare le guardie e sgomberare il cancello sud. Voi, invece, seguirete Ricky! Ok. Tutto chiaro? Senti, ti chiamo quando arriviamo del nord. Okay. D'accordo! Si comincia! Chiusa! Adesso la caverna di sopra! Muoversi! Avanti! Salite e piazzate le cariche! Ho detto in fretta, cazzo! Muoversi! Datti una mossa! Col cazzo, vuoi che saltiamo in aria? Oh, merda, hai sentito? Sbrigati! Ecco, così può andare. Quante sono? Abbastanza. Torniamo dal colonnello, vieni. Allora, tenente, dov'è il detonatore? Vaffanculo, non voglio morire qui! Weaver, cazzo, sai che noi seguiamo gli ordini e così deve essere. Dove l'hai messo? Schizzo. Tempo fa ti avrei solo trascinato nell'incubo. No. E lasciato ai furiosi. No. Ma... e ora non lo farò.
E sai perché? Perché ti strapperebbero tutti gli arti. Ma per loro non sarebbe un piacere. Io non so quando né perché, ma ho avuto una visione. Circa un mese fa ho sentito qualcosa che non sentivo da troppo tempo, e so che molti di voi potrebbero aver vissuto questa esperienza. Credo che se solo riuscissimo... Deacon. Consegnami la pistola. Siedi. Mi lasci, colonnello. È finita, la milizia è andata. Gradisci del tè? Scommetto di sì. Sara, verseresti un po' di tè al randagio? L'arca era la nostra sola speranza. Te ne rendi conto, vero? Al termine della purificazione, essa avrebbe rappresentato l'occasione per ricostruire. Era tutto qui, sicuro, protetto dalla grazia di Dio. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa, se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi, io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! Allestire un infermiere da campo laggiù. Ehi! Ehi, c'è una grotta laggiù. Servono scorte e bendaggi. Prendi qualcuno e vai. Tu e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Non riesci a sentirmi? Posso aiutare? Sono un medico. È finita. Chiunque non sia rimasto ucciso o ferito nell'esplosione ha deposto le armi. Dov'è Boozer? Ricky, mi serve una mano qui. I cancelli e quelli a sud. Muoversi! Ricky! La gamba! Sì. Ti prego! Acqua! Sanguino! Aiuto! Per favore! Dovete aiutarmi! Di cosa hai bisogno? Ehi! È rimasto qualcosa per me? Boozer. Sono in ritardo. No. Sì. No. Sono saltato giù.
Che cazzo? Ero quasi alla fine del ponte, già. No, no, ho sentito l'onda d'urto anche a 3 metri sott'acqua. È stato incredibile. Quindi è... Che c'è? Pensavi che mi fossi fatto esplodere? Poi chi ti avrebbe rotto le palle? Beh, io. Oh, ciao. Sorellina. Sì, è una lunga storia. Allora, so che qualcuno ti ha cercata. Cosa? No, smetteva di parlare. Ah, di te. Non dagli retta, era più una sua impressione. Ricky, Eddie, chi vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marcire. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militare. Ehi, ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... Morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone se accendi una candela. In realtà, questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. Dio. È il momento. So che ci aspetta un lavoro difficile, e quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Ma quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare, e non per obbedire agli ordini di un pazzo. Ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire. Con fatica. E combattere per salvare vite. O per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete. Per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremo? Una volta Iron Mike, lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Vedete? È solo il primo passo.
Avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Beh, non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora, pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia. Dark in the sea.